altro sogno che si avvera. Infatti io sono molto ma molto commossa, perché è un sogno, una voglia che il San Carlo aveva da tempo, e finalmente grazie al presidente questo sogno si avvera e questo porto diventa di Napoli, e non a caso lo fa col San Carlo. Un biglietto da visita significativo per la città di Napoli. I turisti che scendono dalle sempre più numerose navi da crociera saranno accolti dal teatro più antico d'Europa e più bello al mondo. Un percorso strutturato con figuranti in costume ed intrattenimenti musicali, affidati a giovani nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro dei licei e visite guidate al Teatro di San Carlo. Una collaborazione tra istituzioni che sottolinea anche l'avvio di una nuova stagione per l'integrazione fra il porto e la città, che sta trovando sempre più occasioni di sinergie a supporto di una qualità e di una quantità di presenze turistiche che si annuncia nuovamente piena di record. È l'inizio di un percorso assieme alla Fondazione San Carlo, quindi costruiremo nel tempo una modalità di presentare la città e le sue istituzioni culturali al mondo delle crociere in collaborazione col Terminal Napoli, in modo tale da far vivere ai croceristi un'esperienza che valorizza ciò che la città è in grado di offrire come suoi elementi culturali di fondo che fanno parte della nostra storia e che devono essere portati a conoscenza al di là, diciamo, di altri elementi di folklore che pure sono importanti, ma insomma sono meno rilevanti a mio avviso dei valori forti della cultura, dell'arte e dell'apertura a una nostra storia che è molto rilevante. Le tensioni geopolitiche che attraversano il Mediterraneo hanno avuto un impatto negativo, diciamo, sulla presenza dei vettori croceristici programmati, e questo però ha spinto tutte le istituzioni culturali della città a darsi da fare, a inventarsi pacchetti nuovi, modalità nuove, offerte nuove, originali, uniche da offrire appunto ai croceristi per invogliarli comunque a scegliere la meta Napoli. E devo dire che tutto questo fermento sta già producendo i suoi effetti, quindi vuol dire che Napoli, con la sua forza culturale unica, veramente con il suo patrimonio culturale ed artistico e paesaggistico veramente inimitabile, riesce a fronteggiare ogni difficoltà. Si era detto che, tra virgolette, le tensioni sulla sicurezza ci stavano avvantaggiando, invece in questo caso si dimostra che ci stavano svantaggiando, ma a questo svantaggio non siamo rimasti con le mani in mano, ma c'è un lavoro intenso, coordinato, una voglia nuova di fare sistema, e questo credo che sia il segnale più importante.